L'artrite psoriasica, logicamente, come dice il nome stesso, è tipica dei pazienti affetti da psoriasi. Quindi, pazienti affetti da psoriasi sono pazienti che hanno delle caratteristiche abbastanza precise, sia genetiche, c'è una familiarità molto forte, tanto che fa parte dei criteri anche diagnostici la familiarità, quindi una minima ereditarietà c'è. E gli stessi fattori che sono presenti anche nelle malattie immunologiche, come esempio fattori ambientali, soprattutto lo stress, sono estremamente importanti per lo sviluppo della psoriasi e dell'artrite psoriasica. E sono essenzialmente quindi a rischio soprattutto i pazienti affetti da psoriasi. L'artrite psoriasica tipicamente è presente nel 30% dei pazienti affetti da psoriasi e il 75% dei pazienti che hanno artrite psoriasica hanno anche la psoriasi. L'artrite psoriasica per definizione fa parte dell'artrite infiammatoria, quindi i sintomi più caratteristici sono l'artrite, quindi un'infiammazione delle articolazioni, l'entesite, che è molto tipica dell'artrite psoriasica, ovvero sia o tendinite, infiammazione sia delle zone di giunzione dei tendini all'osso che del tendine stesso. E un altro sintomo molto tipico che fa parte dei criteri diagnostici è la cosiddetta dattilite, cioè un'infiammazione del dito che assume una caratteristica forma a salsicciotto per un'infiammazione sia del tendine flessore ed estensore. Infine, da non sottovalutare, è un sintomo molto importante che è la cosiddetta lombalgia infiammatoria, che tipicamente si presenta in pazienti giovani e ha delle caratteristiche molto subdole perché scompare con il movimento. Quindi molti pazienti tendono a sottovalutarla, pur essendo un'infiammazione. E infatti il ritardo diagnostico può arrivare, come dimostrato in letteratura, fino a 10 anni dall'inizio dei sintomi. Il paziente, come colloquio del medico, deve essere rassicurato. È una malattia autoimmune, quindi come tutte le malattie autoimmuni, artrite reumatoide, per esempio, infiammatorie delle articolazioni, e sono malattie che possono andare in remissione. La parola guarigione al paziente deve essere proposta in un certo modo, nel senso che il paziente deve sapere che facendo le cure starà bene, la malattia andrà in remissione, ma deve continuare a fare le cure. Se l'artrite psoriasica non viene adeguatamente curata e seguita, purtroppo può dare danni alle articolazioni tali da causare anche disabilità funzionale. Personalmente devo dire che ai pazienti do un forte messaggio di speranza, perché essendo nella medicina in questo campo da 25 anni, devo dire che i progressi terapeutici, le terapie che abbiamo adesso e quello che si può aspettare il paziente in realtà. Per quello che si può aspettare dal paziente sono molto ottimista. Io ho visto un cambio nelle malattie reumatiche dal punto di vista prognostico, notevoli successi, una remissione prolungata oramai in tantissimi pazienti. Quindi, secondo me, dal mio punto di vista, ora il paziente, se ovviamente aderisce alla terapia nel modo adeguato, ha un'ottima prospettiva di vita e soprattutto una ottima probabilità di poter acquisire quello che, tra virgolette, viene definito una remissione stabile.